Quella che è andata agli archivi è stata una settimana proficua in Casa Pescara. Tante le trattative impostate che, come anticipato dal DS Dellicarri nel giorno della presentazione, saranno ufficializzate nella prima settimana piena di luglio, ovvero la prossima. Quella ancora successiva sarà invece la settimana del raduno e della partenza per il ritiro di Palena, fissata per il 15 luglio. Sono stati giorni che hanno consentito alla società di fare anche operazioni in uscita che porteranno in cassa liquidità per sviluppare il mercato. L'operazione principale è stata quella col Monza per la cessione di Alessandro Sorrentino per 1 milione di euro più i cartellini di Lombardi e Sommariva, il presidio di Sia Tunis, ma una discreta mano è arrivata anche dalla cessione agli argentini dell'Independiente di Edgar Elizalde per una somma che sfiora i 600.000 euro, un quarto dei quali andrà nelle casse del Peñarol, il club uruguaiano dove il difensore ha militato fino al 30 giugno ma che non lo ha riscattato. Risorse fresche che potranno crescere con altre probabili operazioni quali le cessioni di Davide Veroli, sul quale si registra anche l'interesse del Benevento, e Marco Delle Monache, che oltre a club italiani fa registrare l'attenzione, secondo alcuni rumors, dei tedeschi del Borussia Dortmund. Rispetto a quanto già detto nei precedenti giorni, il Pescara sta lavorando per alcuni profili a centrocampo. Uno giovane come il 22enne Salvatore Pezzella della Roma, lo scorso anno a Siena, con cui segnò l'unico gol in campionato proprio contro il Pescara. Uno esperto come il 34enne Luca Mora, che si è svincolato dopo essere arrivato a scadenza con la SPAL. Con l'addio al calcio di Memusciai, i rientri dai prestiti di Pompetti e Derisio, Pontisso in scadenza è destinato al Catanzaro, e con l'incognita di Ambo il reparto va ricostruito da capo e i nomi di Della Latta, oltre che Pezzella e Mora, vanno in quella direzione. Ieri intanto il Pescara, dopo 2 anni di stop per la pandemia, ha lanciato la campagna abbonamenti 2022-2023. Da lunedì 4 luglio al 20 luglio tessere in vendita presso lo store di Via Carducci per i soli vecchi abbonati della stagione 19-20, con possibilità di prenotare il precedente posto e usufruire della scontistica dedicata. Dal 21 luglio la vendita libera, ci saranno tariffe anche ridotte e ridotte family. I prezzi base oscillano dai 130 euro per la curva ai 950 per le poltrone, distinti a 210 e 290 euro, tribuna Maiella a 400 e 580 euro. Necessaria la sottoscrizione della nuova tessera Fidelity Card cuore biancazzurro dal costo di 15 euro con validità triennale.